Allora, in questo ambiente noi dobbiamo sapere che affronteremo il dopo 2013 con una riduzione delle risorse, con la necessità di essere efficienti e produttivi e con la necessità che noi poniamo come obiettivo principale di ridurre ancora il nostro impatto sull'ambiente e ridurre ancora l'inquinamento che noi oggi produciamo. La regolamentazione che governa l'agricoltura è carica di una burocrazia che è diventata ormai insopportabile, è diventato un peso economico perché ruba tempo, è diventato un peso economico perché la troppa atomizzazione delle norme da rispettare e il moltiplicarsi dei corpi ispettivi espongono gli agricoltori a rischio sanzionatorio. E quindi quello che noi chiediamo è autorità competenti che controllino le aziende agricole, ma poche. Nella mia azienda agricola che ho lasciato a Calamandrana, oggi io produco vino, potrebbero passare teoricamente 14 corpi ispettivi. Abbiamo fatto il conto l'altro giorno, dai carabinieri del NAS, il NOE, Forestale, tutti sono autorizzati a presentarsi nella mia azienda agricola e dire siamo venuti a controllare. Magari la stessa cosa di quello che è avvenuto ieri, no? A volte, essendo molto così diffuso, ecco, allora i problemi per liberare le imprese agricole da una serie di pesi, appunto, scusate il bisticcio, di orpelli, di rischi provocati da una burocrazia che ormai è impazzita, diventano un elemento, liberare l'agricoltura da questi elementi negativi diventano un elemento per aiutare invece gli agricoltori a concentrarsi sul loro core business, che è produrre prodotti sani, rispettare l'ambiente, mantenere il territorio in ordine. E su questo devo dire che noi lo facciamo quotidianamente e abbiamo riscontri di carattere, come dire, culturale quando vengono, ma non è monetizzato affatto. Il lavoro che l'agricoltura fa per mantenere sulle colline e per mantenere i fossi che portino l'acqua, il sistema dei canali eccetera, non è riconosciuto economicamente, ma non l'abbiamo mai chiesto. Vogliamo però rivendicare il nostro valore sociale per la crescita armoniosa dell'economia e perché la società possa svilupparsi in modo armonioso. Noi vogliamo essere parte fondante di questo sviluppo, sapendo che il nostro primo obiettivo e il nostro primo dovere è produrre alimenti, perché il mondo chiede all'agricoltura di produrre più alimenti. La PAC del 2013 dovrà avere questo obiettivo come obiettivo principale, riconoscendo gli agricoltori a titolo professionale un valore aggiunto rispetto a chi è percettore di rendite to cure. Quindi una PAC volta agli agricoltori, una PAC che aiuti lo sviluppo dell'agricoltura.